Polemiche sui doli non ne vedo, mi pare che siamo tutti d'accordo sul fatto che quando c'è un'azione così importante di volontarietà, questo perlomeno è quello che ci dicono gli esperti del settore, perché poi appunto le indagini sono coordinate da settori dello Stato che fanno questo per mestiere, è evidente che dappertutto è anche il numero, è anche la localizzazione, è anche la ripetitività di alcuni eventi dà luogo a analisi che danno il dolo. Allora noi dobbiamo distinguere i problemi. Il problema è di prevenzione, di preparazione, gestione dei flotte, è un conto. Se a questo ci si mette la volontarietà di fare male, beh, dobbiamo allora sovrapporre i due problemi, perché questo è il tipico rischio per cui il numero degli incendi sarà comunque superiore nel momento in cui c'è un dolo ad una possibilità, per esempio, di flotta. Oggi in Francia, oggi, ieri, l'altro ieri in Francia, si sta combattendo una battaglia importantissima nella zona della Costa Azzurra, nella zona Corsica, si è attivato il meccanismo europeo esattamente come abbiamo attivato anche noi, quindi è un rischio un po' particolare dove le risorse che si devono mettere in piedi per combattere quando c'è il dolo certamente costituiscono un fattore importante che destabilizza anche la capacità di risposta. Detto questo, l'incendio si lavora in termini di prevenzione, si lavora a terra e questo è un tema effettivamente sul quale riflettere. Tutto il mondo ha visto bruciare.